Stiamo vivendo una Quaresima diversa dal solito, ma forse più vera e soprattutto più incarnata. Il cristianesimo è incarnazione e questa Quaresima ci incarna come seminandoci piccoli chicchi di grano che marciscono nelle vicende della storia di queste giornate, che stanno cambiando le nostre abitudini e i nostri modi di pensare e giudicare. Dolcissimo Gesù, non essermi giudice, ma Salvatore. E questa una breve invocazione del laico San Girolamo Emiliani, mio fondatore, martire di carità nella peste del 1537, e della preghiera che ripeteva nel cuore. E anche un'invocazione, dolcissimo Gesù, che ho trovato continua e notissima, presente sulla bocca di San Pio e nei suoi scritti, che accompagnava le sue giornate e i battiti del suo cuore segnato dalle stigmate. La fede ci assicura che non stiamo vivendo un tempo di giudizio di Dio, non è l'Apocalisse, ma che possiamo assistere anche oggi alla salvezza misericordiosa, dono di Gesù, Salvatore del mondo, sempre e in tutte le situazioni. Di fronte al crocifisso delle stimmate, siamo aiutati a sentire la dolcezza e la bellezza del Cristo crocifisso e risorto, Salvatore del mondo. Lui è con noi, Lui è in mezzo a noi, sempre, anche in tempo di coronavirus. Lo contempliamo incarnato nelle persone colpite dal virus e in quelle che per questo flagello hanno lasciato questo mondo, feriti e caduti di una guerra giunta improvvisa senza essere stata dichiarata. Lo contempliamo nelle famiglie dei defunti e dei malati, segnate dagli affetti più cari e in apprensione, vittime inermi di un nemico giunto come un ladro a modificarne gli affetti e le relazioni. Lo contempliamo in chi è costretto dall'esperienza della quarantena, esperienza quasi di carcere imposto, di arresti domiciliari, non per una colpa commessa, ma toccato da un avvenimento incomprensibile, magari per dovere professionale o gesto di carità. Penso ai contagiati perché appartenenti alla professione sanitaria, e sono molti. Lo contempliamo nei medici di famiglia ed operatori del primo soccorso, in trincea, con poche sicurezze e a volte senza mezzi per combattere un nemico invisibile. Lo contempliamo nei medici, infermieri, operatori sanitari e lavoratori tutti dei presidi ospedalieri, diventati campi di battaglia, senza orari, turni e con forze che sembrano diminuire, sempre sotto le sirene di allarmi. Lo contempliamo nei dimenticati, anziani e persone che vivono soli, mendicanti, clochard, homeless,
tutte categorie rimaste come escluse dai circoli relazionali di cui già erano in difetto e labili nei loro confronti. Lo contempliamo negli ultimi che non appaiono neppure più nell'informazione giornalistica e televisiva, mentre prima ne riempivano il palinsesto: gli emigranti, i rifugiati, chi rischia la vita attraversando i barconi in nostro mare. Tutti questi continuano ad esistere come prima e continuano il loro calvario e la loro fuga dalla morte. Lo contempliamo, e potrei continuare, in tante altre categorie, fino a giungere al mio cuore, al cuore di ognuno di noi che qui in santuario, attraverso la televisione, sta cercando di vivere questo rito della Via Crucis. Anche il mio cuore e il nostro cuore può essere affetto dal virus della chiusura e dell'egoismo, un cuore che diventa carcere invece che forza di relazione amorosa. Contempliamo in tutte queste persone che sono la carne di Cristo l'Eucarestia, che in questi giorni molti, la maggioranza, non possono ricevere. Contempliamo l'Eucarestia vivente fatta persona debole e sofferente, ma che risplende sul proprio volto, il volto del dolcissimo Gesù crocifisso e risorto. Guardiamo il crocifisso delle stimmate. Chiediamo a Padre Pio non di ricevere le stimmate. Non le sapremmo portare. Sarebbe un peso per noi troppo grande e insopportabile. Ma gli chiediamo di imparare a guardare alle persone, alla gente, alla storia, al mondo come guardava lui, e vederne la presenza del Signore. Dolcissimo Gesù, come te sulla croce abbiamo sete, dacci l'acqua viva che sai fare sgorgare e disseta tutte le categorie di persone per cui ti stiamo offrendo questo momento di preghiera penitenziale. E disseta il mio e nostro cuore perché non si inaridisca. Con le parole che mi ha mandato scritte un mio amico, prego così. Ho un grande desiderio di pregare. Il cuore mi detta le parole che compongono la mendicanza della sua misericordia. Gesù, tu che ami il destino di tutti noi, che viviamo il dramma del coronavirus, vieni a liberarci dalla sua virulenza. Il tuo Padre Creatore ci ha fatti per volerci bene, così che stare vicini sia farsi compagnia dentro le vicende della vita. Ora dell'altro si ha paura o si sospetta che possa portare il contagio e uno stravolgimento dei rapporti. Ti prego, Gesù, riporta alla natura delle cose. Fa che torniamo a guardare l'altro come persona che mi contagia del tuo amore. Gesù, fa a tutti noi compagnia affinché viviamo questi giorni di epidemia come occasione per fare esperienza del tuo amore
che ci libera dal male e ci dona la comunione in cui abbracciare l'altro per quello che è e intercettare nel suo sguardo la tua tenerezza. Amen. E con Padre Pio, che riteneva ed era certo che la preghiera calda e fervente commuove il cuore di Dio, vorrei fare l'appello ai fratelli e alle sorelle dei gruppi di preghiera che mi ascoltano in questo momento, perché anche se non possono ritrovarsi come gruppo, sappiano che sono persone di preghiera e comunità di preghiera, anche se rimangono separati. Cerchino di trovare modalità per continuare l'esperienza della preghiera e preghiera di intercessione. Mi è stato detto che il gruppo di preghiera presente in Casa Sollievo ha costituito una catena per coprire le 24 ore del giorno, pregando in tempi diversi nelle proprie case. A tutti i gruppi chiedo di inventare, nella fantasia della carità e dell'orazione, modalità per continuare questa missione, perché questo tempo, questa quaresima di astinenza dagli abbracci, come direbbe il Coelet, ci renda uniti in un abbraccio di preghiera, un abbraccio di preghiera calda e fervente che commuove il cuore di Dio. Amen.